A parte che per noi dovrebbe essere lo stesso chi gioca e chi non gioca, noi dobbiamo cercare di imporre il nostro. È una squadra che non vedo in difficoltà, nel senso che è vero che i risultati non ci portano, però è normale che con la Roma, con Napoli è difficile fare risultati. Vabbè, io penso a prescindere che vorranno vincere dopo tanto tempo, visto che giocano come ultima in classifica, penso che ci sembrerà più facile. Ma io penso che ci provano, di nuovo il discorso che Empoli gioca perché c'hanno un passato tra Sarri e Giampaolo, con una difesa ben organizzata, la linea dei quattro che sta lavorando insieme molto bene, e poi avanti hanno delle qualità. Senti, l'Empoli non è in difficoltà, il Pescara invece in questo momento come può essere definito? A me è cambiato il risultato con Milan e cambia un po', nel senso che la squadra, se riesce a rispettare, se la può giocare con tante squadre in Serie A. Io spero che la squadra trova la voglia di affrontare l'avversario cercando di costruire qualche cosa e di giocare un certo tipo di calcio. Secondo lei questa è la partita più importante della stagione? Penso di sì, a parte che sempre si dice sempre lo stesso ogni partita che si gioca, che è la più importante per noi. Purtroppo non siamo riusciti a fare partite a Chievo e con la Sampdoria a livelli buoni. Vabbè, a parte Montari penso che la squadra corre, poi no, ma non è da ridere, perché a me il regista, il mediano, il centrocampista non deve correre perché perde la lucidità, gli altri la possono perdere. Ecco, Koulibaly è un giovane senza grande esperienza o forse senza nessuna esperienza che ha del talento. Poi nel calcio non basta avere talento, bisogna avere la voglia di migliorarsi, la voglia di lavorare per diventare giocatore vero. Penso che ci vuole un po' di tempo.